In attesa del referendum a Capolona proseguono gli incontri per parlare della fusione dei due comuni, quello di Capolona e di Castiglionfibo. Questo è stato un percorso necessario in questo momento. A Capolona questo progetto è stato votato all'unanimità, quindi a Capolona anche questa volta abbiamo dimostrato che quando c'è da fare qualcosa per il paese, qualcosa di importante, si mettono da parte le divisioni legittime, normali che ci sono in politica e tutti si corre per un unico obiettivo. Questo è importante perché sarebbe irresponsabile rinunciare a forti risorse che possono dare a queste comunità, a questi territori, un importante sviluppo. Se saranno avverate tre condizioni, cioè idee, risorse e attori capaci di tradurre in fatti concreti l'idea attraverso le risorse, mette in condizioni queste comunità di essere fortemente attrattive, sia da un punto di vista della residenza che da un punto di vista economico, della produzione. Incontri, queste iniziative che insieme abbiamo programmato, abbiamo progettato con l'intento di stimolare la partecipazione delle persone e dei cittadini in maniera tale che vadano ad esprimere il loro voto al referendum con una consapevolezza e con una responsabilità di affrontare un momento che è irripetibile per la storia dei nostri comuni. Le leggi regionali e la legge di stabilità hanno dato un forte incentivo ai comuni che decidono di fondersi e alla semplificazione amministrativa. Ed ha il grande pregio di avere come strumento quello del referendum, quindi la libera scelta da parte dei cittadini. Quindi è bene che li invito tutti ad informarsi perché è un processo molto importante.